Il sindaco di Citerna per questa manifestazione dedicata alla bisaccia del tartufaio, ma è una manifestazione che è dedicata al territorio, ai prodotti di qualità e a quello che naturalmente è un luogo piccolo, ma una piccola bomboniera direi io, Citerna. Sì, non a caso appartiene al club dei borghi più belli d'Italia e questa è una delle manifestazioni, diciamo, clou dell'autunno. Naturalmente Citerna è proprio caratterizzata per avere molte manifestazioni durante il corso dell'anno, ma credo che questa appunto lo contraddistingua. E in questo caso cerchiamo di valorizzare tutti i prodotti che sono i prodotti del territorio, naturalmente, ma anche le capacità. Infatti non a caso si chiama Sapori e Saperi, perché ci sono anche appunto degli artigiani del posto che mettono in evidenza anche le loro opere. Anche quest'anno ci sono numerosi eventi all'interno dei due giorni, con nomi importanti anche della cucina, dell'enogastronomia, e quindi io credo che sia un'occasione per venire a Citerna per gustare questi prodotti sicuramente, primo fra tutti il tartufo, visto il periodo, ma anche tutti gli altri prodotti del nostro territorio, e al tempo stesso poter vedere questo bellissimo luogo, borgo arroccato su questa collina al confine tra l'Umbria e la Toscana, e quindi fare questa bellissima esperienza anche di visita proprio del nostro borgo, quindi delle nostre ricchezze storico-artistiche che si trovano all'interno dei nostri palazzi, delle chiese. È uno scrigno di opere d'arte Citerna, quindi il mio augurio è, ecco, di poter gustare tutto, cercare di apprezzare quello che venire a Citerna significa, ecco, non solo fermarsi per mangiare, ma anche poter fare incontri, l'esperienza è anche questa, insomma. E adesso Gilberto Presenti dell'amministrazione comunale di Citerna mi porta quest'anno a fare un altro giro per questo bel paese antico della Verde Umbria, vicinissima alla Toscana. Noi siamo qui nella piazzetta Scipioni, panoramica, che si affaccia nell'alta valle del Tevere e dove normalmente noi facciamo tante manifestazioni culturali ed è anche enogastronomiche come quella di oggi. Infatti la bisaccia del tartufaio, che diciamo è una manifestazione, è una rievocazione storica, se vogliamo così definirla, dei nostri vecchi, diciamo, cittadini che andavano all'estero con la famosa valigia di cartone e la bisaccia, dove riponevano, diciamo, gli alimenti poveri per il viaggio, e come tali poveri di allora e ricchi di oggi, perché il tartufo naturalmente un alimento dove mettevano, che riponevano nella bisaccia, oggi insomma sappiamo tutti quanto sia pregiato. Oltre che il tartufo, la formina di formaggio, perché normalmente erano tutti contadini, un salamino magari fatto in casa, e quindi noi abbiamo pensato bene assieme alla Proloco e Walter Farinelli, che era l'ex presidente della Proloco, di fare una rievocazione proprio, diciamo, di questa manifestazione. Ma c'è anche la ricerca del tartufo in una vostra tartufaia qui vicino, e abbinate dei cani e dei giornalisti. Ecco, anche quest'anno abbiamo, diciamo, fatto questa manifestazione e, diciamo, ora arriveranno alla pesatura in piazza, e chi raccoglie più tartufi pesati verrà proclamato come vincitore della bisaccia del tartufaio. Sono curiosa di una cosa, lo sai che cosa? Tu mi hai detto alimenti poveri, ma una volta il tartufo da voi non era considerato niente, non è che arrivava nella tavola dei regali, cioè della gente, no, insomma, facoltosa? Le spiego. Il tartufo di allora, io ero bambino, quindi c'è una certa ricordanza di questo, il tartufo di allora era, diciamo, una cosa comune come può essere qualsiasi altro alimento da parte dei contadini, non è che andavano a venderlo, eccetera, e lo usavano per casa così, eccetera, oppure lo davano degli amici che non avevano il cane per poterlo andare a cercare. Premetto anche che ci sono stati dei casi in cui anche con i maiali, infatti loro trovavano il tartufo anche con i maiali. Nel centro di Citerna, proprio nella strada centrale, io vedo una piccola torre dove tra l'altro c'è un orologio un po' sbiadito. Era la vecchia sede comunale di Citerna.
con quindi il municipio di Citerna di un tempo. Senti Gilberto, senti che sta suonando proprio così le ore, no, questo orologio, ma che meccanismi aveva, scusa, prima? Questi erano un meccanismo ed è un orologio quasi, diciamo, quasi unico di tutta la Val Tiberina, se non dell'Umbria. Ce n'è un altro simile a Montone, però è più recente, diciamo, di costruzione del nostro qui di Citerna. Questo orologio è tipico perché andava con un meccanismo manuale, ovvero sia ci sono caricata a mano e con delle corde, poi veniva ricaricato tutte le mattine dai nostri operai del comune, veniva caricato tirando queste corde, quindi dandogli, diciamo, scattare la carica, e per tutte quante le 24 ore durava. Poi all'indomani sempre, diciamo, doveva essere fatta questa operazione, se no si bloccava, si fermava. Uno degli emblemi, spesse volte in questi piccoli luoghi della zona della Val Tiberina, ma anche in altri luoghi, sono questi passaggi, sì, in alto con preciso, questi archi. Ma che servivano? Era veramente di servizio, allora, o no? No, quelli lì era un passaggio, le posso garantire, lì, e quella è Casa Vitelli. Cioè, i Vitelli erano, diciamo, dei signori di Citerna, diciamo, era un feudo una volta, che qui c'era lo Stato Pontificio, diciamo, la città di Castello. Di Città di Castello, loro erano i signori, oltre che di Città di Castello, anche di Citerna, e avevano questa casa qui, questa casa, diciamo, Vitelli, il Palazzo Vitelli. Ora è una casa privata, però un tempo, come tutti i signori, loro non è che si spostavano come comuni mortali noi a piedi facendo il tragitto, no, loro avevano il passaggio per il teatro e per la chiesa. Tra i più piccoli d'Italia. Preciso. Questo è il Teatro Bontempelli, allora nasceva nel 1804. Infatti Bontempelli, diciamo, ha preso il nome da Massimo Bontempelli perché la scrittrice Flora Volpini, che è stata il primo sindaco, diciamo, di Citerna donna, e probabilmente anche in tutta Italia, ecco, aveva un amico scrittore di commedie teatrali, no? E quindi ha pensato bene di dare proprio il nome di questo suo amico. Gilberto, qui siamo davanti a una delle, direi, tante chiese, perché è un paesino piccolo ma ce ne sono diverse. Preciso, questo è dovuto al fatto che Citerna è stato prevalentemente sotto, diciamo, lo Stato Pontificio. E quindi Citerna veniva conteso come borgo, come feudo allora, eccetera, fra, diciamo, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Ma prevalentemente, diciamo, è stato sotto lo Stato Pontificio. Fra le altre cose bisogna citare anche che sotto la famiglia Tarlati di Arezzo un periodo erano i padroni un po' di Citerna, imparentati con i Montefeltro ed altri, diciamo, casati dell'epoca. E quindi, come tale, sotto lo Stato Pontificio, diciamo, ecco il motivo per cui ci sono tutte queste chiese. E questa è San Michele Arcangelo, attuale, prima San Giacomo, poi San Michele Arcangelo, è una bellissima chiesa della fine del 500 e l'inizio del 600. Questa è una delle tre chiese più quella del monastero delle Benedettine, che è nelle circostanze, che, diciamo, caratteristiche un po' di Citerna. In questa chiesa adesso l'opera un po' più importante che è stata ricollocata recentemente è la Madonna della Robbia il Giovane, che prima si trovava nella chiesa di San Francesco. E poi, diciamo, per motivi anche di sicurezza è stata messa in questa chiesa. E della Madonna col bambino. Col bambino delle robe. Poi, diciamo, questa chiesa, diciamo, è importante perché c'è una bellissima tavola che è del pomarancio. Ecco, il pomarancio in Citerna c'ha due bellissime, diciamo, opere d'arte. Una è questa, che è la Crocifissione.
crocifissione, diciamo, che è tipica, perché vediamo la disperazione di tutti questi volti, uno diverso dall'altro, però che dimostrano bene quello che era il dramma un po' della crocifissione di Gesù. E l'altra è la deposizione, che si trova nella chiesa di San Francesco, sempre del Pomaraggio, sempre della stessa epoca, diciamo così, in cui anche in quella circostanza tutti quanti i volti delle persone dimostrano, diciamo, la desolazione, lo sconforto. Visto che l'abbiamo già fatto in un altro percorso, però vorrei ricordare comunque che nella chiesa di San Francesco c'è la Madonna di Donatello restaurata, visibile naturalmente al pubblico, ed è veramente una meraviglia, con cui tra l'altro voi bambini ci giocavate proprio da piccoli, quindi pensate un po' alle storie come cambiano nei tempi e nel tempo. Sempre insieme in questo percorso a Gilberto Presenti dell'amministrazione comunale di Citerna, e qui siamo veramente nella parte storica, originaria, no? Originaria, sì, è la parte più alta anche dell'Acropoli, se vogliamo, del paese, del borgo. Questo è un luogo, diciamo, in cui un tempo c'era una bellissima torre molto alta, di avvistamento, diciamo, per tutto quello che, diciamo, era l'Alta Valle del Tevere e la Val Cerfone. Purtroppo la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi, con la scusa che dovevano bombardare da una villa qui adiacente al paese, nelle circostanze, villa di Schifanoia, verso il Monte Santa Maria, l'hanno distrutta, l'hanno fatta saltare, l'hanno minata e fatta saltare. È stato un peccato, perché era veramente un'opera d'arte. Però, diciamo, sono rimasti questi ruderi, sono rimasti così, dove l'amministrazione comunale è solita normalmente farci sempre delle manifestazioni durante l'estate, per la sua caratteristica e la bellezza anche, diciamo, delle pietre, delle cose che ancora rimangono in vista. Ma vedo che qua tra l'altro c'è una gru, no? Mi sembra anche vederlo, tra l'altro in una delle porte o delle finestre, non lo so, vicino a queste grandi feritoie proprio di questo Acropoli. E qui c'è tra l'altro una ristrutturazione in corso, quindi vuol dire che state lavorando ancora, giusto? Preciso, l'amministrazione comunale ha investito con i fondi della Comunità Europea, naturalmente, per poter ristrutturare il torrione. Torrione che è un po' l'emblema del paese, nel senso, questa torre circolare, no? In cui, diciamo, negli anni 40 e 50, che io abbia la ricordanza, ci sono vissute famiglie, perché qui Citerna era pieno, non come oggi un po', diciamo, che in cui tutti vanno per lavoro eccetera, sono andati ad abitare in città. Però un tempo c'erano più di 1000 abitanti, si conta che c'erano 1300 abitanti in un piccolo paese così, quindi erano quasi ammassati, diciamo sulle strutture, diciamo, ancora esistenti. E una delle quali era anche questa, che ora verrà ristrutturata e portata alla luce. Vorrei aggiungere un'altra cosa, che quest'anno abbiamo anche la prima bisaccia, chiamata così, sì, del palio, diciamo, degli arcieri. Primo palio della bisaccia, ma arrivano loro con gli archi antichi. Questa è la cosa importante, perché è diventato un vero e proprio campionato con una propria federazione, giusto? Esatto, la federazione, la FITAS, Federazione Italiana Tiro Arco Storico e Tradizionale, e si disputa un campionato italiano con varie squadre di varie città, Foligno, Amelia, Todi, Padova, da tutta Italia. Bene. Parlami un po' di questo arco, che sembrerebbe un arco da bambini, ma non lo è tutta un'altra storia. Sì, non è assolutamente un arco da bambini, anzi qui abbiamo un giovane arciere con un arco che non è per niente da bambino. Non è un arco da gioco, è un arco da gara con i bracci già alti, 35-40 libbre, e sono praticamente le copie degli archi dei Lombò che usavano nella guerra dei 100 anni gli arcieri inglesi. Senti, che tipo di legno viene utilizzato per costruire questo arco?
Diversi legni vengono utilizzati, i principali sono il tasso, il bambù e il frassino. Di Foligno? Io sono di Sansepolcro, però gareggio per la squadra di Foligno, sì. Foligno, bene o male, è sempre... No, per carità, hai lasciato Sansepolcro perché sono i balestrieri, sei andato a Foligno perché c'erano gli arcieri. Insomma. Certo, certo, sono gli arcieri e allora si è andata a svegliare, gli arcieri, i mercenari vanno in altre città. Che cos'è che ti ha appassionato all'arco? Ma un po' tutto. E chi ti ha avvicinato? Ma da solo, mi sono avvicinato da solo, mi ricordo, ho visto l'arco in esposizione su un negozio, cioè a una bancarella nel mio paese, e mi è piaciuto così tanto che l'ho preso. Poi adesso sto facendo il campionato italiano, ho cominciato già a farlo e fare la sua esperienza, andare avanti e sta migliorando di volta in volta. Adesso siamo, Gilberto, con dei grandi rappresentanti della vostra terra, sono i cani. Sono i cani e i proprietari, perché i cani vengono addestrati dai proprietari naturalmente e il proprietario di questi cani molto vuol dire portarceli spesso, perché come tutte le cose, quando lo fanno spesso questo, chiamiamolo lavoro, allora diventano sempre più bravi. C'è lui che c'ha... come si chiama lei? Pilade. Pilade, ma Pilade Pecorari, ma è vero che la tartufaia, quella controllata, è la sua? Come no? È la mia, è la mia. Quindi funziona, quanti anni ha questa? 40 anni, quasi. Ma poi neanche ci si pensava a fare le tartufaie controllate, no? Si andava semplicemente nel bosco. C'aveva il figlio che era all'università dell'agricoltura e il professore dice, c'ho il terreno, si può piantare delle piante da tartufo, sì. Micronizzate con la tripola non viene però no la tripola no, è venuto il nero e allora prendiamo il nero, pazienza. Senta una cosa, ma come si chiama? Senti questo, Bracco Puente, sì, Bracco Puente. Però guardi, se il tartufo è maturo il cane lo sente, se non è maturo gli passa di sopra, no, perché qualche volta si vedono noi a occhio, no? Passa di sopra e se ne va, perché non sente l'odore, perché non è maturo. Ora vado a sentire invece un'altra persona. Come si chiama? Maizza. Non ha il pedigree, però è un Kurzar. Lei, quando il tartufo non è maturo, dà una ruspata con una zampa sola. Ah sì? Sì. Perché quando il tartufo non è maturo, non emana molto odore, comunque è titubante, dice ma c'è o non c'è? E allora per farmi capire che qualcosa c'è, però non lo riconosce molto bene, una zampa sola. E dopo sta la bravura del tartufaio, capire se è tartufo buono oppure non è. Hai fatto una professione o è un divertimento? No, io sono un hobbista, lo faccio per hobby. Prima andavo molto di più, adesso ho un po' lasciato andare, però mi diverto comunque. Bianco, nero o? Prima bianco, nero, verdi come erano, adesso mi concentro molto di più sul bianco. Tartufo più grande che hai trovato, bianco? 360 grammi. Vediamo oggi come andrà naturalmente con i giornalisti. A chi sarà stato abbinato? Hai fatto tu la gara di tartufo? No, io li ho solo seguiti, sì, ho lasciato che andassero gli amici, non erano mai venuti e quindi... Però una bella soddisfazione, no? Come giornalista anche così di poter portare avanti un percorso dedicato al tartufo, alla bisaccia, insieme a Mario Lombardi anche, perché ci tengo sempre a ripeterlo che è un grande promotore, no? Un grande promotore, un grande amico, ogni anno mi invita e noi veniamo dalla Puglia, dal mare, per noi è sicuramente un momento molto particolare. Poi incontro anche te ogni anno, dai. Grazie. Adesso vado a conoscere un altro cagnolino. Questa volta vado con i Lagotti. Bene. Lasciamo c'è il Bianconi, adesso vado con il bel Lagotto. Ma lei da come è attrezzato mi sa che è abituato sempre ad andare a cercarli, sì. O no? Sì, sì, sì. Per lei è una professione. No, è una passione. Sì. Ma bianco o anche nero? Tutto, perché l'Alta Valle del Tevere è un territorio particolare dove fruttificano tutte le principali specie di tartufi commestibili e c'è la possibilità di andarli a trovare e di acquistarli freschi in ogni periodo dell'anno. Bellissimo, come si comporta e come si chiama? Si chiama Dicche
è un lagotto romagnolo dell'età di 9 anni. E quindi è maturo, come sì, cane? Sì, noi tartufai diciamo che il cane è maturo quando ha un anno per zampa, cioè 4 anni. Una delle persone più importanti di questo territorio che riguarda il tartufo, chi è? È lui, il bianco. No, è vero, No, no, non essere generosi. Tu hai fatto naturalmente una professione con il tartufo, ma hai fatto anche un riconoscimento di un territorio. Questo è un grande valore aggiunto, scusami. Sinceramente nel territorio ci credo, anche ci sono difficoltà immense. Io ci ho sempre creduto e spero di riuscire a portare avanti le idee. Rivedi, l'Italia sta cambiando, i nostri prodotti sono squalificati al massimo, siamo costantemente invasi da prodotti esteri, l'ultima è quella del pomodoro, no? Io vorrei portare qui molta conoscenza sul prodotto, poi la gente dopo che ha conoscenza sceglierà di comprare in base ai soldi che ha, quello che è. Però l'importante è se uno compra una cosa che non vale, deve essere convinto anche che non vale. Non deve farla passare, oddio, ho comprato una cosa, no, abbiamo poco e dobbiamo accontentarci, ma c'è della grande qualità in tutta Italia, non solamente in questo territorio. Senti, ma esiste il falso del tartufo? Quest'anno il tartufo ce ne sarà pochissimo, fino adesso quasi inesistente, perciò oltretutto non faccio molte manifestazioni perché il tartufo per me, quando lo metto già in un banco, per me già ha sofferto, è già rovinato. E quest'anno ce n'è pochissimo, e voi vedi manifestazioni dove ci sono quantità immense di tartufo, boh, da dove verrà? Le portano anche le badanti, portano i tartufi adesso. Sì. Il nostro professor Lombardi, Mario, ti tiri sui calzoni, lo vedo, però sei insieme a noi, no? Cioè questa è la cosa bella. Allora, tu mi hai portato qui la palma d'onofrio, mi hai portata a me, l'hai portata a tutti noi, perché c'ha un bellissimo sorriso, l'hai tirata fuori dalla televisione, ce l'hai fatta conoscere da vicino e apprezzare ancora di più. Io però ne ho abusato sia di lei che di voi, perché all'insaputa ho avuto questo farmaco vivente, questo farmaco della longevità, e siete voi. Questo ne ho abusato venendo qui. Avere il vostro sorriso, la vostra amicizia, a me questo dà più che altro dei farmaci normali, quelli che sono in costruzione per questa grande malattia che speriamo che un domani si allontani. Allora, noi invece ci dà la carica giusta, vero Palma? Per essere qui, per portare avanti il nostro lavoro. No? Bravo, lui dice che noi siamo il suo farmaco e questa è una cosa meravigliosa, ma lui non sa quanta forza ed energia dà a noi, che da domani ritorneremo a IMME, alle nostre incombenze, e lui per noi è veramente un esempio, no? Proprio per questo, perché con la passione credo che riusciamo a fare qualunque cosa. Chi c'è? Dimmi un po' i giornalisti che abbiamo. Colombo Giancarlo, Italia a tavola, Claudio Zeni, rivista Artù, Goloso e Curioso, e collabora con Teletruria. Vito Prigi Gallo, Antenna Sud, Palma d'Onofrio, che ama definirsi, credo così mi hanno detto, come insegnante di cucina alla prova del cuoco. Bene, adesso sono curiosa. Scusa Palma, tu quale cagnolino avevi? Io avevo Camilla. Camilla, bene, com'è andata? Io mi sono divertita, ho detto che Camilla stamattina non so cosa mi abbia procurato in termini di peso, ma sicuramente mi ha fatto perdere mezzo chilo. Per me non è importante, però mantenersi in forma non è male, no? Camilla, è lei Camilla? Sì. Allora, ma era con te o con lei? Con lei. Con te era, quindi te eri con Palma, tu lo sai, un grande personaggio. Come si è comportata Camilla? Si è comportata bene, però è stata un po' andata dietro un po' gli altri cani. E poi è giovanissima. Sì, ha un anno. Mi sembra che il babbo sia uno che se li sta tirando su bene, questi cagnolini. Sì, questa è una passione che ormai porto dietro da oltre 30 anni. Io addestro cani sia da caccia, da ferma, da prova e da tartufi. Lei è bravissima, forse più brava del babbo, perché il babbo può fare qualche errore e la figlia apprende gli errori e li modifica e migliora sicuramente nel tempo. Un lagottino? È un lagotto romagnolo, è una razza che nasce nelle valli di Comacchio per il riporto delle anatre nel lago. Sono molto amanti dell'acqua, molto resistenti alle intemperie e sono cani di una grande intelligenza e facilmente addestrabili. Nasce con cani da riporto, è più facile addestrarlo e
però ha una cerca particolare, è più calmo, ha una cerca più ridotta, è un cane sicuramente che con i tartufi neri dà un risultato diverso. Con i bianchi avrei qualcosa da dire, perché i brachi hanno una velocità, uno spazio diverso, battono più terreno, sono più veloci e hanno la facilità di incontrare il tartufo prima degli altri. Il tartufaio, un uomo, i suoi cani e tartufi, Lorenzo Tanzi è lui e naturalmente ha scritto questo libro probabilmente con la sua esperienza di cani, di territorio e tutto quanto. Esatto, ho scritto questo libro dopo quasi 50 anni di cerca al tartufo, è un manuale che fa compiere al lettore un viaggio dal bosco alla tavola. E questa è la ristampa, la prima edizione si è esaurita, i proventi sono stati donati all'associazione Insieme che opera in India per il sostentamento di bimbi che si trovano in difficoltà. La ristampa è donata invece all'associazione Amore e Libertà di Don Gulloni con sede a Firenze. E anche qui i proventi andranno per il sostentamento di bimbi che si trovano in difficoltà, lui ne ha circa 900 attualmente, in Congo. Il primo, Colombo Giancarlo, 730 grammi. Non è un tartufo. No, non mi torna qualcosa. E catterame. Allora, Claudio Zeni. 4,94. Questi sono realmente stati presi lì. Il resto delle considerazioni le lascio fare a voi. Allora, com'è andata la pesatura? Quant'era? 173. 174, vabbè. Ma scherziamo, c'è tartufo, mica sono. Ma no, va benissimo. Ripeto, è stato veramente divertente. I due campioni del mondo, Colombo e Zeni. Non siete due campioni del mondo. Siamo campioni del mondo. È impazzito. Vedete, sono gli effetti collaterali del tartufo. Bravo. A lui fanno fare questi effetti, vanno un po' sulla pazzia, perché poi il tartufo fa fare un po' di pazzia perché è afrodisiaco, lo sai. È vero. Però tu tentavi di truffare per dirci anche che bisogna sempre stare attenti, no? Sì, perché purtroppo arriva tante terfezie da fuori regione, fuori provincia, anche fuori d'Italia. Quindi bisogna stare molto attenti, perché il tartufo ha qualità e prezzo, e se non c'è la qualità non ci deve essere il prezzo. Purtroppo delle volte non c'è la qualità ma c'è il prezzo. E allora con la qualità tu hai offerto a tutti quanti un prodotto di qualità come Vittoria, no? Un bel rosé. No, ma non è un rosé comune. Tu hai detto un bel rosé, ma è un metodo classico di OCG, no? È un prodotto, praticamente un metodo classico dell'Oltrepò Pavese. È uno spumante che viene fatto con base di pinot nero, spumantizzato. Cioè è 100% pinot nero, c'è un prodotto veramente eccezionale, è un prodotto da intenditori, non è un prodotto di tutti i giorni, ma è un prodotto veramente, lo ripeto ancora, mi scuso, di intenditori veramente. Cioè è un prodotto eccezionale. Sta bene col tartufo. Da abbinare col tartufo. Allora, col tartufo si sposa benissimo, ci sono delle prove ripetute per il secondo anno o terzo anno di seguito che questo prodotto, il Croisé, è stato abbinato con 24 piatti a base, tutti e 24, col tartufo, base tartufo, è avuto un successo enorme e abbiamo avuto applausi a scena aperta con questo abbinato. A Gubbio? Gubbio. Immortale, immortale, lo faccio per me stesso, adesso in TV lo facevo per me stesso, anche prima di YouTube, per ogni volta che qualcuno ha riso alle mie spalle. Meraviglioso questa dedica al nonno. Grazie, Lorenzo. Chi è questo nonno? Mario Giorgio Lombardi. Mio nonno è veramente una persona che ha dato tutto per questo paese, tutto per raggiungere i propri scopi, e non solo per me ma per tutte le persone che vogliono iniziare qualcosa. Credo sia un esempio veramente di chi è partito dal nulla e credendoci fermamente
è arrivato da qualche parte, ha raggiunto i suoi obiettivi, i suoi scopi, e questo penso sia il massimo. E per te Lorenzo che insegnamento è? Per me è un insegnamento molto importante, di crederci sempre, non arrendersi e imparare dai propri sbagli, che anche se cadiamo ci rialziamo sempre e siamo sempre più forti di prima. È un nonno immortale? Sì, perché comunque vadano tutto, comunque vada tutto. Mio nonno è radicato nel territorio, è veramente come un albero secolare che porta avanti la voce, e credo che la sua voce rimarrà indelebile in questo territorio e nelle anime di tutti. Ora puoi capire perché sogno la svolta, con i miei fratelli ubriachi prima della disco, cantare senza voce pezzi del mio disco. Le parole mi sfuggivano, le ho impresse, spero solo che vi siano rimaste. Walter Farinelli è amante di questo territorio, la passione ce l'hai proprio per questa Citerna e per tutta questa vallata che forse ti guarda davanti, no? Hai fatto tanto. Ma fare tanto è andare dietro alle proprie idee, no? Io credo che la cosa più bella sia andare dietro alle proprie idee, mettere le passioni prima davanti a tutte le altre cose. Sì, amo tanto questo borgo dove sono nato, dove mi hanno portato via dopo un mese, ma a 18 anni, mentre altri ragazzi sognavano, che ne so, di fare una strepitosa carriera, io sognavo di tornare a vivere qui e ci sono riuscito, quindi ho realizzato il sogno della mia vita. Senti, qual è la parte di Citerna che ti piace di più? Mi piace la parte muraria, mi piace molto la parte paesaggistica, perché io credo che una delle caratteristiche più peculiari di Citerna sia il fatto che è una sorta di isola a 500 metri, invece di essere sul mare ce l'abbiamo sull'alta valle del Tevere. Piace il fatto di essere comunità, credo che oggi come oggi essere comunità è la cosa più difficile, e per essere comunità però devi avere una forte memoria di da dove vieni e avere anche però ben chiaro sulla testa dove vuoi andare, questo io credo. E in quest'angolo di Citerna trovo un pezzo del nostro Casentino, quindi Intratevere Tarno, e in questo caso andiamo verso Poppi, Memmenano, e troviamo delle tentazioni di cioccolato. Senti, novità per questo per questa stagione autunnale di questo 2015? Noi per quest'anno abbiamo proposto per questa manifestazione, ovviamente siamo una manifestazione del tartufo, quindi proponiamo il tartufo nero con cioccolato fondente, granella di nocciole e cacao amaro in polvere. Quindi quasi me ne prendi uno, anche perché credo che a questo punto non so se è giusto mangiare proprio tartufo oppure... Eccolo qua, è proprio questo qua. Oppure come novità abbiamo fatto il cioccolatino alla sambuca, che è molto buono e molto apprezzato, cioccolatini alla crema di limoncello, e poi come vedete per questa occasione abbiamo fatto delle cose più particolari, tipo le tazzine da degustare con la panna, la granella di nocciole, il cacao. Oppure il Vinsanto, visto che naturalmente anche questa è una terra di Vinsanto e di Santi, perché certo. Qui ci è passato appunto San Francesco. No? Certo, sì, appunto. Che tu abbia preso per la gola tutti quanti. E poi, male che vada, se volete tornare indietro negli anni 50, ai tempi quando il cioccolato si prendeva naturalmente a fette, noi lo proponiamo col nostro cremino artigianale, appunto fatto con cioccolato al latte e nocciola, e questo è il famoso cioccolato a fette al posto della classica Nutella. Una volta andava al cremino e noi l'abbiamo riproposto nella nostra maniera, sulla nostra ricetta proprio artigianale. Se per caso non volete cercare tentazioni durante le manifestazioni, ricordatevi che per la strada che porta a quel di Poppi, proprio vicinissimo, sul lungo strada, c'è veramente una tentazione su cui fermarsi. Noi vi aspettiamo. Dall'Alto Casentino al Basso Casentino, in questo caso Giuseppe Scortecci, amministratore del comune di Capolona, e guarda caso Capolona propone per l'anno prossimo, il 19 al 20 marzo, la filiera del tartufo marzuolo, già arrivato alla terza edizione l'anno prossimo. Sì, alla terza edizione. Siamo molto contenti di come sta andando questa manifestazione, questo evento, e già adesso cominciamo a preparare quella che sarà l'edizione 2016, un'edizione come sempre dedicata al tartufo marzuolo, allo scorzone, che sono poi i tartufi, cioè la varietà di tartufi tipici della nostra zona.
si comincia a girare anche per farla conoscere. Si comincia a girare, si comincia a fare pubblicità, si comincia a preparare questo evento che per noi è molto importante per sviluppare quello che è il territorio. Il territorio è la cosa più importante che abbiamo e noi bisogna fare di tutto per svilupparlo. E abbiamo appunto deciso di pubblicizzare accanto a quello che è appunto il tartufo tipico delle nostre zone anche altri prodotti che vengono prodotti all'interno del nostro comune, insomma, del nostro territorio. L'Alta Valle del Tevere con Monte Corona ci porta invece il lavoro delle api, che non mi capita spesso di vederlo, ma il miele di trifoglio, sì. Che tra l'altro il trifoglio è quello che poi se trovi bene, proprio il trifoglietto giusto, è anche quello che ti porta fortuna. Sì. Che tipo di miele è? Allora, noi il miele di trifoglio, il miele di erbabelica lo facciamo nella zona di Gubbio, Montelovesco di Gubbio. Sono due mieli, tutte le leguminose, perché sono sia il trifoglio che l'erba medica sono delle leguminose, sono dei mieli molto delicati di sapore, abbastanza chiari come colore e poi vengono appunto da una zona incontaminata dove non si adoperano concimi, dove si adoperano insetticidi e quindi ci guadagna, insomma, sicuramente è uno dei mieli. Quello delle leguminose è un miele, diciamo, più naturale, meno inquinato. Allora, il signor Benito, visto che siamo nella zona anche di un territorio dove il tappo è importante perché chiudeva il Vinsanto in quel caso, lei ha pensato però di utilizzarlo per fare delle cose particolarissime. Beh, ho utilizzato così come passatempo. C'avevo un negozio una volta e allora c'era talmente di quella gente, tanta, che io non sapevo cosa fare. Molta pazienza e molto muscoli anche, perché fa male il braccio alla fine. Il sughero si taglia male? Sì, si taglia male, c'è un trucco perché altrimenti non si taglia, cioè ci vuole carta vetrata fina, olio, slisciare il coltello ogni tanto perché sennò non si lavora. E il signor Giorgio Sensi, beh, parte da un legno naturale. E dalla forma della pianta vedo quello che tiraci fuori. Ecco come. Che tipo di legno le piace più lavorare? L'olivo, che ha parecchie forme, capito? C'è l'olivo, c'è l'olmo, c'è, ecco, diverse cose. Che secondo, perché parecchie sono piante che mentre si toccano insieme, si saldano insieme, capito? Allora fanno delle forme bellissime, la natura è spettacolare. Santino rappresenta la Proloco di Citerna, dall'altra parte c'è il vino, è di Citerna, è Canaiola. Canaiola, è veramente Canaiola di quest'anno, di stagione, ma è molto buono, è dolce, i clienti sono... Anche perché la Canaiola si deve... proprio bere in questo momento, perché voi che proponete insieme alla Canaiola? Diciamo che con le castagne rosso la Canaiola è la fine del mondo. È vero. Senti, ma perché io dovrei venire la domenica magari qui a passare una giornata a Citerna, secondo te? Per tanti motivi, perché Citerna è un paesino molto bello, c'è da vedere tante cose come la Madonna del Donatello, gli ammassi, un panorama che penso che nell'Alta Valle non ce l'ha nessuno, la terrazza che è qui davanti è spettacolare, si vede dalla Verna fino a Umbertide, è un motivo anche questo, c'è due ristoranti che offrono un buon menù anche a una spesa abbastanza adeguata, perciò vale la pena di fare una gita a Citerna, passare 2 ore in serenità, in pace e tutto quanto. Senti Santino, ma non ti è mai venuto voglia di scappare da Citerna quando avevi 18 anni? No, io sono un citernese acquistato, però dal 70 che sono qui a Citerna non andrei mai via, oramai sono diventato citernese adottivo, sto molto bene, i miei figlioli sono nati tutti qui e praticamente non la baratterei con nessuno. Quindi in pratica sono 40 anni che stai qua? Sì. Ti ci ha portato la tua moglie? Sì, precisamente, la mia moglie è nata a Citerna, proprio alla periferia del borgo, e perciò sono
mi sono innamorato subito di questo. Ti sei sposato ai tempi della canaiola, cioè quando ci hanno fatto la canaiola, no, oppure quando ancora c'era? Mi sono sposato il giorno della Befana, perciò la canaiola non c'era. Avevi appena svinato il Vinzano. Giusto, giusto, giusto. Ragazzi, speciali a Lus, soddisfazione per Sara Rapini, per un progetto ormai portato avanti e dobbiamo dire a questo punto avviato bene, ormai integrato, no? In quella che è la produzione oggi, no? Diciamo di sì, che sono 5 anni che vi parlavo di questa trasformazione alimentare, adesso veramente il sogno è diventato realtà. I ragazzi tutti i giorni sono al lavoro e era proprio l'obiettivo utile di occuparli in un lavoro, in un qualche cosa che desse valore anche al territorio. I nostri prodotti sono questo, perché sono prodotti che arrivano dalla filiera degli agricoltori locali. Conserveria, è una parola che non siamo abituati, no, a utilizzare. Com'è che ti è venuta? Perché no, non c'era, perché si chiamano in tanti altri modi, conserveria perché deriva da conservare, conserveria perché erboristeria, conserveria, quindi è un qualche cosa che ha di antico, di quello che facevamo in casa in una maniera sempre fatta bene ma non professionale. Qui c'è il sapore della tradizione ma professionalmente eseguita. Un progetto ideato e realizzato dai ragazzi speciali Olus ed è vicinissimo a noi, Castiglione Fiorentino. Cerchiamo qualcuno che si intende di macchine, di ingranaggi e che serve anche in questo caso. Vieni Sara Rapini, anche ragazzi speciali di Castiglione Fiorentino e non solo, perché vorrei parlarvi come anche questi ragazzi spesse volte si sono approcciati per fare una produzione di pasta e poi naturalmente passando attraverso anche le confetture che hanno creato loro, la passata di pomodoro. Ma tutto parte da una pasta fatta a mano oppure con macchine come la Monferrina? Da questa macchina qua che produce circa 10 kg l'ora, macchine grandi che ne producono 600 kg ora. La caratteristica di questa macchina, se tu, io vorrei comprare questa macchina, però ce n'è un'altra che è un concorrente. Allora, spiegami perché dovrei scegliere questa macchina, al di là che poi lì vedo ristorante Imperia e quindi io ho una macchina Imperia. Di quelle fatte a mano, cioè di quelle manovelle, io non so quanti anni ha, però... Non ha veramente bisogno di presentazione questa macchina perché non ha concorrenti. Questa macchina è la, diciamo, la versione più grande della Imperia che tutti conoscono e non ha concorrenti da nessuna parte al mondo. È una cosa veramente strana ai nostri giorni, no? Perché tutti copiano tutto. I cinesi hanno copiato le nostre macchinine per la pasta, non hanno avuto un grande successo. Perché? Perché ci sono ancora persone abbastanza intelligenti da capire che una macchina che dura dai 40 ai 50 anni con un sovrapprezzo di 20-30 euro mediamente diviso per 30-40-50 anni è niente e uno si compra un prodotto italiano di sicura efficacia, ecco. La Restaurant non è altro che un'evoluzione, un ingrandimento di questa macchina per la pasta Imperia e questa non l'hanno copiata nessuno ancora, non è una cosa da poco. L'impasta? Vedo che c'ha tutte le... Questa fa sia l'impasto, vedi? Dentro uno mette farina, acqua, semola e uova, umido, quello che è, non fa altro che chiudere, accendere la macchina e la macchina fa il suo impasto. 8-10 minuti l'impasto è pronto, gira l'interruttore e la macchina praticamente trafila e di qui escono maccheroncini, spaghetti, quello che è. Ora, per dire, questi sono picci e escono i picci. È di una semplicità disarmante. Mentre invece le macchine sfogliatrici che poi dopo si fanno i ravioli sono più complesse. Però qua è di una semplicità unica. Quindi una volta che tu hai venduto una macchina... Stai male perché a quello gliela rivendi più per 30 anni, scusa. A quella non gli si rivende, di sicuro, è esattamente così, sì. Magari gli viene voglia di cambiare. Di solito noi speriamo sempre che le macchine siano sottodimensionate, per cui ha bisogno di comprare una macchina più grande e quindi, come dire, dà indietro questa e passa a quella più grande. Mi piace anche il nome, Monferrina. Uno perché mi riporta indietro alle canzoni folk, uno perché mi riporta anche alla zona che è molto interessante. Sì, noi le facciamo ad Asti queste. Cioè la ditta nasce quasi 40 anni fa ad Asti e ora si è trasferita a Castellalfieri in un nuovo stabilimento molto bello. Tra l'altro
la Monferrina, il fondatore è deceduto ed è stata acquistata circa 4-5 anni fa dalla ditta Imperia. Fatto una bella fusione che devo ammettere ha funzionato. Bellissimo, secondo me è il matrimonio fra virgolette del secolo nel campo della pasta, ecco, perché l'Imperia è conosciutissima in tutto il mondo e adesso dispone praticamente di una gamma di prodotti molto superiore, ecco, perché siamo partiti da una macchinina da famiglia e siamo arrivati alle macchine per pastifici. Come on and sing my song. Sara Guadagnoli, reduce dall'Expo, dalla Malesia, ma comunque stanziale alla Fattoria Le Rocche, lo diciamo questo. Sì, sì, sì. Senti Sara, cosa ci prepari oggi? Oggi faccio dei ravioli con la farina di grano Verna, un ripieno di ricotta, poi ci mettiamo dentro un po' di tartufo e un po' di peperoncino, il numero 3, l'erotico, per valorizzare il tartufo. E dopodiché andremo a condirlo solo con olio e pecorino e pepe. Basta, semplicissimo. Scusa, ma perché i peperoncini ora ci sono anche erotici? Sì, vuoi che te lo faccio vedere? Si chiama così proprio per la forma che ha e viene chiamato erotico per questo qui. Senti una cosa, perché questa scelta? Perché la scelta del peperoncino? Perché la scelta di questo piatto? Ma perché era il nostro piatto, cioè il raviolo era il nostro e invece di farlo con la bietola o con... io lo faccio con la borragia, con la bietola, con le erbe di campo, a questo punto vado a farlo, visto che siamo alla saga del tartufo, con il tartufo dentro. Quindi faccio un ripieno diverso, però diciamo che la base rimane quella. La Verna, perché noi la produciamo da 17 anni, per cui... E la Verna per noi è, il grano Verna per noi è di casa, insomma, come si può dire. Senti, però è più difficile tirare la sfoglia con il grano Verna? Allora, il grano Verna ha la particolarità di avere un bassissimo contenuto di glutine, quindi quando si lavora va lavorato in modo più lento, perché sennò tende a strapparsi, un po' come si fa con la farina di farro, è la stessa cosa. Però io lo lavoro totalmente in purezza, non come fanno alcuni che lo tagliano, perché sennò il risultato non sarebbe quello che è. Maria Luisa Lovari, vicepresidente dell'Associazione Cuochi di Arezzo. Senti, sì. Che ci presenti oggi, cara? Allora, io farò dei bottoni di farina di castagne con un ripieno di abbucciato del Casentino e metterò un letto di porri e zafferano e tartufo. Mamma mia, ma qui c'è proprio tutta un po' la stagionalità. Diciamo sì, ho proprio toccato proprio tutta la stagione di adesso. Senti, bottoni, questo è un nome nuovo per la nostra tradizione. È tipo un raviolo, però è un raviolo tutto ripieno, quindi è un bottone pieno di impasto, quindi il protagonista è proprio l'interno di questo raviolo. Quindi un bottoncino fatto di farina di castagne con un ripieno di fonduta di abbucciato del Casentino profumato al tartufo. Però è difficile poi cuocerlo, si apre, non si apre, come si fa? No, bisogna avere un'accortezza nella chiusura, però non si apre. E le castagne si lavorano bene insieme agli altri prodotti? Sì, la castagna si presta molto perché comunque ha questo sapore dolciastro. L'abbucciato è un pecorino non eccessivamente forte come sapore, quindi si compensano molto bene. E esaltano il tartufo perché il protagonista è il tartufo, quindi deve primeggiare in questa serata. Passiamo la vallata, siamo di qua, questa volta siamo a casa tua. Sì, sì, siamo, diciamo che io sono sempre nel comune di Arezzo, però mi sento all'inizio della Val Tiberina, avendo l'attività a Palazzo del Pero. Badia Ficarolo, Enrica Romani, allora cosa ci presenti? Allora, oggi preparo degli gnocchetti di semola, quindi a differenza delle mie colleghe non utilizzerò le uova. Oggi ci sono sempre più persone che sono intolleranti all'uovo. Quindi gnocchetti di semola e acqua. Ho messo un colorante naturale che è la curcuma, che oltre ad essere un colorante è anche un grandissimo antiossidante e quindi fa bene proprio al nostro organismo.
e dà questo colore giallo alla pasta come se in realtà ci fossero le uova, un prodotto molto utilizzato dai vegani per colorare la loro pasta appunto e per dargli anche un pizzico di sapore in più. E farò questi gnocchetti adagiati su una crema di patate con del saltati nel tartufo, ovviamente nel burro e tartufo, con un crumble di nocciole e tartufo a scaglie. Senti, mi viene in mente una cosa, che dato che tu sei anche un agriturismo, no? Sempre di più si va verso il vegetariano, diciamo oggi, non dico il vegano perché è un po' all'estremo. Sì, allora io dico che si va molto verso il vegetariano, veramente. La gente sta sempre più attenta all'alimentazione, forse ha capito che mangiare carne una o due volte alla settimana è sufficiente, che mangiarla tutti i giorni anzi può far male, e quindi mangiamo frutta, verdura e soprattutto cruda. Io sono anche per il crudismo, quindi verdure crude o cotte a bassa temperatura sono secondo me l'eccezionale per conservare tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto. Allora, questa volta non siamo in un ristorante, siamo in una bottega ed è quella della Tina, giusto? Allora, come ti chiami? Franca. Bene, Franca, allora qui in questa bottega hai imparato anche a fare la sfoglia e i maltagliati. Sì, tutto senza glutine. Bene, questa è la cosa più importante perché oggi sempre di più abbiamo dei problemi con il glutine. Si dice per il modo come si mangia, si dice anche per il modo in cui sono confezionati i prodotti, però diciamo che questa qui è una scelta. Senti, oggi cosa ci presenti? Oggi presento i maltagliati all'etrusca, è una pasta fatta in casa senza glutine con amido di mais, amido di riso. Condimento saranno funghi porcini, olive nere e pinoli, spolverati con del tartufo di zona. Io sono curiosa, ma quando arrivano lì nella tua bottega chiedono consigli oppure sono titubanti nel non prendere una farina senza glutine? Allora, quando vengono nella mia bottega intanto la maggioranza sono celiaci e quindi sanno già di cosa si tratta. Per gli altri è un esperimento di nuove farine, tipo il sorgo, tipo tante farine che sono state riscoperte, farine naturali senza glutine che fanno bene a tutti. Si perde il sapore oppure no? In alcune cose sì, in altre no. Basta saperle cucinare in un modo diverso? Basta saperle cucinare e oggi li potete assaggiare. Il sindaco di Capolona, avete visto già lo stand del tartufo che promuove il marzo 2016, ma adesso l'ha anche assaggiato. Nella giuria quindi di quest'oggi, di questa giornata dedicata a Citerna, ma anche al tartufo, qui c'è il bianco, ma noi il marzuolo, insomma ci piace uguale, no? Ci piace uguale anche il marzuolo, il bianchetto poi lo chiamano, per cui è una cosa... qualcosa di simile, insomma. Senti, il fatto di essere a Citerna, il fatto comunque di essere in Trastevere Tarno, il fatto di partecipare a un'iniziativa che poi successivamente la ritroveremo, no? Anche a Capolona, è la promozione comunque di un territorio sempre. Sì, la promozione del territorio, i suoi prodotti tipici e poi questa amicizia che si è instaurata con il comune di Citerna, che abbiamo voluto così con il nostro stand qui presente anche rafforzare rispetto allo scorso anno quando sono venuti da noi. Poi quest'anno allargheremo, il prossimo, a marzo allargheremo la presenza anche a un comune romagnolo, per cui faremo le tre regioni Toscana, Umbria e Romagna che si cimenteranno in una gara sul piatto al tartufo migliore, insomma, vediamo un po'. Quindi, ecco, credo che queste siano occasioni per conoscere, farsi conoscere, ma soprattutto imparare, anche per ciò che riguarda noi Capolona, per imparare noi per fare in modo che il nostro territorio sia conosciuto nei modi migliori. Ma la cosa bella è che è una giuria dove naturalmente si giudicano dei piatti. Guarda caso che una delle chef è proprio di un agriturismo di Capolona, che tra l'altro è appena rientrata dalla Malesia, è appena rientrata dall'Expo, insomma, bene o male, anche questo è un bel successo per Capolona. Che domani l'altro dovrebbe ritornare all'Expo un'altra volta, noi, la nostra ministra degli esteri, è quella che porta nel mondo, non solo in Italia, il nome di Capolona, questo ci fa molto piacere, che insomma... La Sara Guadagnoli della fattoria Le Rocche abbia questo seguito e questo interesse da parte di un sacco di persone, di buongustai che piacciono anche. E anche in questa circostanza, vabbè, io sono di parte, diciamo che per ora
di tutti gli assaggi, quello che ci ha convinto, non il migliore, non esageriamo ancora, però insomma quello che mi ha personalmente, anche con il consigliere di Canciano Terme, credo che sia proprio quello della Sara, perché la semplicità, no? La semplicità che fa la differenza, perché ci fa poi assaggiare e gustare i sapori che non sono poi uno preponderante sugli altri, e quindi è un equilibrio di sapori che fa piacere alla gola. E quindi è questo, come ho detto prima, credo che questo sia uno dei momenti migliori quando si fanno gli amministratori pubblici. E poi lo sai che Chianciano fa fegato sano, quindi appunto, il nostro piatto semplice potrebbe funzionare, o no? Funziona benissimo. Giorgio Lombardi è partito proprio da Chianciano, dunque tutto è partito da lì, e ci siamo sempre, diciamo, spinti verso una promozione anche dell'enogastronomico. È vero, infatti mi fa piacere ritrovare da 2 anni, quando in pratica abbiamo cessato la parte di Chianciano e siamo venuti a Citerna, a ritrovare qui Chianciano. Vuol dire che questo legame continua. Tra l'altro il professor Mario Giorgio Lombardi, vorrei ricordarlo, che è stato anche preside proprio dell'Istituto Alberghiero. Quindi questo credo che sia un legame profondo che rimane, no? No, Lombardi ha sempre portato avanti un discorso proprio di peculiarità del territorio, e proprio con la cucina secondo me si può abbinare la conoscenza del territorio, sia enogastronomica che culturale del paese stesso. Domanda Palma D'Onofrio, senza voler sapere la sua scelta, ma visto che sei una insegnante in cucina, ma soprattutto una donna, una mamma, insomma, al di là della televisione, ti sono piaciuti questi piatti? Hai gradito le scelte fatte da 2 agriturismi, tra l'altro, da una bottega che è dedicata ai celiaci e da una chef? I piatti mi sono piaciuti tutti, soprattutto per un motivo: parlano di stagione, quindi mangiare secondo stagione, siccome sono prima una casalinga che fa la spesa, fa attenzione alla spesa, mangiare bene vuol dire assecondare la stagione, e mangiare bene assecondando la stagione si sta bene in salute e si guadagna in termini di borsellino della spesa, e questi sono piatti proprio perfettamente in linea con tutto questo. Ma c'è una novità quest'anno alla bisaccia del tartufaio, questa volta l'avevamo detto, ci vuole anche il mare, e allora Sandro Romano ha portato la Puglia direttamente in cucina. Infatti lo senti, si sente già il profumo del mare, e ho portato queste 3 bravissime ragazze che sono delle appassionate, non sono delle professioniste, però si sono preparate apposta per questa manifestazione, quindi faranno un piatto dove abbineranno i prodotti del territorio dell'Umbria, tartufo, con i prodotti che abbiamo portato dalla Puglia, seppie, gamberi, burrata di Andria, insomma. Senti Sandro, quando si fanno queste abbinate, dove dobbiamo porre, secondo te che scrivi naturalmente, l'attenzione? Parli di abbinate, diciamo, tra mare e terra, qual è la domanda, dove la... quando abbiniamo mare e terra ci sono a volte delle esagerazioni, sì. Quindi dove dobbiamo stare attenti? Senti, in ogni piatto bisogna pensare secondo me all'equilibrio degli ingredienti, a volte ci sono cuochi o appassionati o anche insomma persone che in casa abbinano prodotti senza pensare agli ingredienti e quindi ai loro sapori, un po' a casaccio, invece è fondamentale, perché ci sono prodotti come il tartufo ad esempio che hanno un sapore piuttosto forte e che quindi devono non superare, diciamo, il gusto di altri ingredienti. Il mare in particolare è abbastanza difficile da abbinare proprio per questo, perché il mare rappresenta un profumo delicato, un sapore delicato, quindi è molto importante saper dosare secondo me questi abbinamenti. Senti, a proposito di mare, abbiamo sempre il terrore che ci freghino quando andiamo a comprare il pesce, quindi io credo che, come il tartufo, abbiamo detto che arrivano anche dall'est, dall'Europa dell'est, dei prodotti che non sono di qualità come quelli italiani, la stessa cosa dico del pesce, dobbiamo porre attenzione a ciò che ci viene consegnato quando andiamo a acquistarlo. Sicuramente bisogna porre attenzione, io dico che è fondamentale avere sempre un fornitore di fiducia,
perché conoscendo chi ci dà il prodotto possiamo anche fidarci un po' di più, ci sono adulterazioni di tutti i tipi anche sul pesce. Per quanto riguarda il pesce, diciamo, le regole sono quelle, bisogna guardare l'occhio, la freschezza, la consistenza della carne, ma non sempre è facile, quindi fiducia in chi ci dà il pesce. Poi soprattutto per noi pugliesi è fondamentale, ma è fondamentale per tutti, fare attenzione a quello che è un problema ormai che si sta diffondendo, il problema dell'anisakis. E ci sono pesci che, in particolare alcuni pesci, ma bisogna stare attenti un po' in tutti i casi, a questo problema dell'anisakis, quindi questo animaletto che praticamente transita una volta che il pesce è stato pescato dagli intestini, dall'interiore alla carne, che può creare davvero grossi problemi se il pesce non è stato abbattuto o cotto. Un'altra cosa che ti chiedo, ma il mare della Puglia, quindi arriviamo in fondo al mare Adriatico, è un mare ancora ricco di pesci? Il mare della Puglia è un mare bellissimo, lo dico con orgoglio. Perché ci andiamo in vacanze. Lo dico con orgoglio, dalla Gargano al Salento davvero abbiamo dei posti stupendi di mare. È un mare che sicuramente è stato un po' nel tempo depauperato, io ricordo quando ero bambino era tutta un'altra storia. Però per fortuna si comincia anche a fare più attenzione e quindi a creare i momenti di fermo biologico, per cui non tutte le specie possono essere prese in tutti i periodi dell'anno. C'è stato il caso di, vabbè, ormai sono anni che non è possibile più mangiare, per fortuna, i datteri ad esempio, ma noi eravamo grandi mangiatori di datteri, ti parlo di 20-30 anni fa, adesso non so da quanti anni, però molti anni fa noi mangiavamo datteri, così come mangiamo crudo, per noi il crudo è un rito domenicale. Per fortuna si è deciso di fare attenzione a questo, quindi per fortuna che ci sono queste cose, per fortuna che c'è il fermo biologico sui ricci o su determinate specie, perché il mare ha bisogno anche di ripopolarsi in certi momenti e bisogna rispettarlo. Allora lo sai che faccio? Vado dalle tue amiche che ci hai portato qua su, tra l'altro persone bellissime e con la voglia di cucinare in modo semplice, perché vedo che gli ingredienti sono minimi, però anche considerando prodotti di qualità come per esempio le mozzarelle, e naturalmente in campagna ce ne sono, ma ce l'avete voi le mozzarelle in Puglia? Noi abbiamo le mozzarelle di latte di mucca, diciamo che sono tipiche della Puglia, in particolare la zona di Gioia del Colle e la zona di Andria, ma comunque un po' in tutta la Puglia. Abbiamo un formaggio a pasta filata che è una vera eccellenza, è la burrata di Andria. In effetti questa è una burrata di Andria che sta in questo... Abbiamo portato quindi anche prodotti? Abbiamo portato sì anche dei prodotti. Abbiamo anche una zona che può produrre la mozzarella di bufala campana DOP, quindi è la zona del Garganica, la zona del subappennino Dauno, dove ci sono anche delle bufale e quindi abbiamo anche quel tipo di mozzarella. Però ecco, la produzione casearia della pasta filata pugliese fatta dalle mucche o dalle vacche podoliche, per esempio abbiamo il caciocavallo podolico che è della zona del Gargano. Vado a conoscerle allora. Allora, curiosità, come ti chiami? Antonella Cascione. Senti, da quale parte della Puglia vieni? Da Bari. Senti, come hai conosciuto Sandro Romano? E, diciamo grazie a Nunzia Bellomo, che è un'altra blogger e quindi mi ha presentato Sandro. È stato difficile coinvolgervi in questa... Ma no, per me è la seconda volta, quindi è bastato veramente poco. È bastato un invito per dire subito di sì. No, è semplice, no? Basta semplice. Fidarsi. Semplice, la passione per la cucina unisce. La passione per la cucina. C'è un'amicizia con Sandro, per cui sappiamo, no, che tutto sommato sono degli eventi belli. Conoscevamo già l'evento, per cui perché dire di no? No? E invece è la prima volta. Per me è la prima volta, sì. E allora soddisfazione? Bellissima, tanta. Ti è piaciuta? Tanto. Senti, ma che ci fai adesso tu con le uova? Le devo appoggiare sul pane. Ma è la cosa più semplice, vedi, poi alla fine. Per valorizzare il tartufo secondo me è uno di quei prodotti che non ha bisogno di grandi abbinamenti, no? Perché deve essere valorizzato. Allora abbiamo portato un pane pugliese, delle uova, vabbè, quindi uovo e tartufo praticamente. E di qua invece vedo le seppioline, che cosa c'è? Nunzia, tu cosa stai preparando? Allora, io sto facendo una vellutata di topinambur e adesso salto le seppie e le poggio con del pane sempre saltato in padella sulla vellutata. Un piatto molto semplice. Olio extravergine d'oliva, quindi sapori comunque
comunque di Puglia, ma di base c'è una semplicità comunque che fa parte della nostra cucina. Anche di benessere, perché come dice sempre Mario Giorgio Lombardi, scegliamo il benessere. Avete scelto anche il topinambur? Abbiamo una piramide d'eccellenza. Attenzione alle uova, perché... Bruciano, non lasciare. Guarda, è bellissimo, tra l'altro quello è il pane della Puglia, no? Questo è un pane particolare, questo è il pane di Altamura, e adesso questo è stato scavato, però la forma di questo pane è questa, guarda, è un pane che in italiano viene chiamato pane accavallato, in dialetto squanet, cioè è un pane che viene praticamente ripiegato su se stesso e crea questo, diciamo questa collinetta, questa montagnola. Loro l'hanno scavato, quindi credo che lei lo servirà all'interno. Perfetto, guarda, ci avete preso per la gola, quasi quasi, quando andate in vacanza in Puglia, tanti noi ci veniamo. Venite in Puglia, certo, veniteci a trovare, la Puglia è bellissima. E questa è anche la promozione di un territorio attraverso dei piccoli gemellaggi che riesce a fare sempre molto bene Mario Giorgio Lombardi. Infatti l'Italia è tutta bellissima, Mario è un amico meraviglioso, ci conosciamo ormai da anni, lui è innamorato della Puglia. Lui che cosa ci ha tramandato la passione del buon cibo, ci ha tramandato questa passione attraverso i giovani, perché lui è stato un grande preside, diciamo così, oggi ci siamo dirigenti scolastici, comunque un grande preside dell'istituto di Chianciano, richiamiamoli così che forse è bello, e quindi ci ha regalato anche una grande opportunità, il mangiare bene, il mangiare sano, quello che tu promuovi televisivamente attraverso i giovani di oggi. Certo, beh, ma sai, questo è interessante, c'è un modo che noi possiamo avere per comunicare ai giovani non solo la passione per il buon cibo, per il buon bere, perché questo è fondamentale, anche attraverso le storie che tu prendi in posti come questi, no? Prima mi raccontavano com'è nata questa bisaccia, no? Che cos'era la bisaccia, era proprio parte del bagaglio della persona del luogo che andava via e che portava con sé quello che c'era. Sono queste le storie che poi racconti e che danno curiosità, perché spesso parlare di un cibo senza decontestualizzato è fine a se stesso, se raccontato con una storia, un aneddoto, sia pure leggenda, non fa niente, è quello che poi ti rimane di più nella testa. Allora abbini Citerna, il tartufo, la bisaccia, cos'era la bisaccia, e quindi questo credo che sia la cosa più bella, quella che ci rimane dentro e che poi ti viene più semplice poi raccontare ai giovani soprattutto.